Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. Salgono a 29 i comuni abruzzesi inseriti in zona rossa. Se ne aggiungono 3 della provincia di Teramo, dove il totale sale a 9. Si tratta di Giulianova, Castellalto e Torricella Sicura. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato in serata la relativa ordinanza, che sarà in vigore a partire da domani. Intanto alcuni sindaci della Marsica esprimono perplessità rispetto a queste restrizioni così localizzate. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Scatteranno da domani 21 aprile le nuove zone rosse decise dal governo regionale che fanno salire a 29 i comuni abruzzesi dove insistono le maggiori restrizioni rispetto alla zona arancione espressione del DPCM Draghi. Sono tutti nella provincia di Teramo i nuovi ingressi e si tratta di Giulianova Castellalto e Torricella Sicura. L'ordinanza firmata ieri sera dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio trae origine da una relazione dell'ASL di Teramo nella quale si parla di un incremento dell'incidenza dei contagi e dunque di un alto rischio di diffusività virale anche in riferimento alla circolazione delle varianti. Marsilio più volte ha insistito sul carattere preventivo di queste misure al fine di evitare la diffusione del contagio in altre aree della regione e contenere così la pressione sul sistema ospedaliero. Nella Marsica molti comuni sono da 2 settimane in zona rossa e non mancano le critiche rispetto alle decisioni del governatore, critiche sollevate dai sindaci in prima linea in questa emergenza pandemica. Sinceramente sono rimasto un po' basito da questa decisione. Io ritengo insomma che in questi casi conoscere il territorio sia fondamentale, perché fare i calcoli con la calcolatrice non dà un quadro chiaro della situazione. Noi siamo una comunità che ha avuto la fortuna, diciamo, in questa seconda e terza ondata di non avere un'incidenza altissima di casi. A maggior tutela abbiamo svolto uno screening massivo, non c'erano altri casi oltre quelli strettamente connessi al caso indice, e quindi la situazione mi sembra abbastanza sotto controllo. Noi è un anno che combattiamo questa situazione di grossa difficoltà del sistema, della struttura sanitaria territoriale, che non è stata risolta. Alla mia popolazione che dico? Dico di avere ancora un po' di pazienza, dico però che purtroppo questa zona rossa definita dall'ordinanza del Presidente della Regione è anche il risultato dei numerosi casi che abbiamo qui nel nostro comune. Il problema serio si manifesterà appena finirà l'emergenza sanitaria, ci troveremo ad affrontare un'emergenza socio-economica di dimensioni vaste. Il problema dei ristori è un problema serio, abbiamo segnalazioni di molti ritardi purtroppo nelle piccole e medie imprese. Cosa diversa invece, devo dare atto al governo che abbiamo risorse per ciò che riguarda il sostegno alle povertà. Veniamo ora al bollettino sull'andamento del virus in Abruzzo. Quest'oggi 170 nuovi casi, 8 morti, 415 guariti, in lieve calo il numero dei pazienti ospedalizzati. 170 contagiati oggi in Abruzzo e quanto emerge dall'analisi di 3.363 tamponi molecolari e 2.096 test antigenici, per un tasso di positività complessivo del 3,1%. Il più piccolo tra i contagiati ha 4 mesi, il più anziano 87 anni. La provincia di Teramo è quella con più nuovi casi, sono 60. Seguono l'Aquilano con 52 casi, il Chietino con 37 casi e il Pescarese con 18 casi. Uno dei contagiati invece proviene da fuori regione, mentre per 2 persone sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. Benché sia preoccupato per le riaperture del 26 aprile, il virologo Paolo Fazi si dice ottimista per il progressivo miglioramento dei dati. Sicuramente le restrizioni hanno dato un contributo al contenimento dei nuovi casi. Sicuramente la campagna vaccinale, anche se percentualmente ancora non è elevato il numero degli italiani che è stato sottoposto al vaccino, però ovviamente anche la campagna vaccinale ha contribuito, non saprei dire in quale percentuale, ma sicuramente ha contribuito a non far circolare il virus. E poi un'altra situazione favorevole, sono stati bei giorni di caldo, comunque di temperatura elevata, che si sono avute nelle ultime settimane e, come dicevo prima, il caldo non fa circolare il virus.
415 guariti, ma l'Abruzzo oggi piange ulteriori 8 morti tra i 58 e i 91 anni, che portano il bilancio delle vittime a 2.345. Scende lentamente il numero degli ospedalizzati, 494, 20 in meno rispetto a ieri, sono i pazienti ricoverati in area medica, 51 quelli in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri ma con due nuovi ricoveri. Attualmente in Abruzzo sono 9.505 positivi accertati, 253 in meno rispetto a ieri. Dal 26 aprile, con il ritorno quasi certo in zona gialla, riaprono le attività di ristorazione. Confesercenti invita clienti e gestori alla massima cautela e chiede chiarezza al governo per quanto riguarda le regole da adottare. Paolo Rinzetti. Siamo in attesa di informazioni definitive, naturalmente ci auspichiamo che la zona gialla sia in tutto Abruzzo, anche se in queste ore abbiamo visto che ancora qualche comune purtroppo dovrà rimanere in zona rossa. Però è naturale che quello che ci attendiamo innanzitutto è che si proceda all'interno dei comuni che entreranno in zona gialla in un'autorizzazione da parte dell'amministrazione per consentire a tutte le attività che svolgono attività di somministrazione, alimenti e bevande, quindi bar, ristoranti, pub, di poter esercitare la loro attività all'esterno, senza difatti andare a chiedere ulteriori autorizzazioni. Ecco, ci aspettiamo in questa fase un momento di cuscinetto che dia l'opportunità immediatamente di mettere i tavoli fuori in funzione della possibilità di poter riaprire. Un altro dubbio ce l'abbiamo per quelle aziende che invece non hanno spazi fuori, se possono o non possono aprire, perché sarebbero considerate attività di serie B, quindi c'è un po' di confusione sulle indicazioni che fino ad oggi arrivano. Sicuramente quello che chiediamo alle amministrazioni è di adoperarsi immediatamente per autorizzare gli spazi all'esterno, cioè con una sorta di silenzio assenso nel momento in cui si fa una domanda senza attendere una risposta. È naturale che qui vive una regola che deve essere ben precisa sia da parte degli operatori che da parte della clientela. Massima attenzione, perché rischiamo di procedere in un percorso inverso e questo non lo vogliamo. Naturalmente in quelle zone di forte presenza ci aspettiamo un'assistenza da parte delle forze dell'ordine, della pubblica amministrazione, che non sia oppressiva ma che sia di autorizzazione all'interno di un contesto, quindi di contingentamento in alcune zone. E ora la cronaca: la Guardia di Finanza di Teramo ha sequestrato una villa del valore di 1.400.000 euro all'imprenditore teramano Aldo Di Francesco. I finanzieri hanno accertato che l'immobile, che già posto all'asta da Equitalia, era rientrato in possesso di Di Francesco attraverso l'acquisto fatto da un prestanome e poi confluito in un fondo riconducibile proprio al proprio coniuge. Aldo Di Francesco ha un passato da immobiliarista ed è stato editore dell'emittente televisiva teramana Teleponte. Tania Bonici Castelli. I finanzieri del Comando Provinciale di Teramo, dopo lunghi e complessi accertamenti svolti sotto la direzione della Procura della Repubblica di Teramo, hanno eseguito il sequestro di una villa di pregio del valore di 1.400.000 euro all'imprenditore teramano Aldo Di Francesco. Di Francesco è noto in città, ha un passato da immobiliarista ed è stato editore dell'emittente televisiva locale Teleponte. L'edificio sequestrato era già stato posto all'incanto da Equitalia per il recupero di debiti tributari accumulati dalla società di cui Aldo Di Francesco era amministratore unico, rientrando però in suo possesso attraverso un prestanome che, aggiudicatosi all'asta l'immobile per un importo di 405.000 euro, lo faceva successivamente confluire a titolo gratuito in un fondo patrimoniale appositamente costituito e riconducibile al coniuge convivente dell'imprenditore. Nella nota diffusa dalla Guardia di Finanza di Teramo si legge che investigazioni tecniche, bancarie e patrimoniali hanno provato da un lato la pericolosità sociale dell'imprenditore, dall'altro che il bene immobile era rientrato per mezzo di artificiose operazioni negoziali nella disponibilità dello stesso, permettendo agli organi inquirenti di disporre la confisca dell'immobile di pregio, provvedimento emesso dal Tribunale dell'Aquila competente per le misure di prevenzione patrimoniali in ambito regionale. Militari del nucleo di polizia economico
finanziarie di Teramo hanno dato esecuzione ad una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un imprenditore. Questi, che annovera vari precedenti penali per soprattutto finanziari come la bancarotta e l'evasione fiscale, era rientrato in possesso di un suo bene, una villa di pregio, sottratta alla sua disponibilità a seguito del fallimento. L'aggressione patrimoniale si dimostra ancora una volta come il mezzo più efficace per contrastare la criminalità anche economica. L'immobile di pregio, sequestrato dalla Guardia di Finanza di Teramo, è situato nella zona residenziale di Fonte Baiano e si compone di una grande villa con annesso giardino di 735 metri quadrati. Torniamo a occuparci dell'ammodernamento della linea ferroviaria Roma-Pescara. L'associazione Forum H2O ha fatto un accesso agli atti che evidenzia le criticità del progetto, incluso nello studio di fattibilità. C'è perplessità soprattutto per l'idea di realizzare 70 km di gallerie sotto le montagne abruzzesi. Beh, è venuto fuori che hanno fatto un progetto di prefattibilità che non tiene conto però della reale fattibilità di alcune delle opere, non di tutte. Noi siamo anche favorevoli a potenziare la ferrovia, ovviamente, però poi ci sono anche dei limiti oggettivi. Per esempio che c'è in mezzo il Parco Nazionale della Maiella col Morrone, dove è prevista una galleria di 11 km, quindi uno scavo enorme per più di un miliardo di euro di valore, intanto in un Parco Nazionale ed è vietato. Poi ci sono anche questioni ancora più gravi. Il primo, che lì c'è la faglia del Morrone che dovesse muoversi, come purtroppo prospettano tutti i sismologi, non certo noi, potrebbe fare un gradino, cioè si potrebbe spostare, non solo quindi dare uno scuotimento, ma proprio uno spostamento fra i lembi della faglia fino a 2 metri, e quindi questo determinerebbe il disassamento della un'eventuale galleria che diventerebbe inservibile. Poi c'è un'altra questione ancora più grave: l'acqua di Chieti e Pescara, che beviamo tutti i giorni, 700.000 persone bevono l'acqua che viene da Popoli. Ebbene, costruire una galleria appena a monte di questa riserva idrica che ci garantisce la vita con l'acqua, non c'è neanche una parola. Beh, è un errore clamoroso, perché uno quando fa un progetto di fattibilità deve tener conto dei limiti oggettivi, altrimenti rifacciamo la storia del Gran Sasso, dove abbiamo problemi idrici incredibili perché non è stato tenuto in considerazione il fatto che il Gran Sasso rifornisce di acqua mezza regione. In questo caso Popoli rifornisce di acqua Chieti, Pescara e tutti i comuni della Val Pescara, che rischiano di rimanere senza acqua perché vuoi farci una galleria appena a monte di queste sorgenti fondamentali per la nostra vita. Quindi è un progetto assolutamente carente, e mi viene da dire, come abbiamo fatto solo anche a metterlo su carta, cioè veramente facciamo fatica anche a crederci, forse hanno dovuto fare in fretta per ottenere i fondi europei. E a proposito dell'area protetta, interessata anche del progetto della Roma-Pescara, giovedì 22 aprile, giornata internazionale della Madre Terra, il Parco Nazionale della Maiella riceverà la nomina a Geoparco dell'UNESCO, insieme ad altri 7 parchi. L'area protetta, estesa in Abruzzo su 74.095 ettari, a elevata biodiversità faunistica, con 40 specie di mammiferi, centinaia di specie di uccelli e 29 specie fra rettili e anfibi, andrà ad aggiungersi, insieme al Parco dell'Aspromonte, ai 10 parchi italiani già nella rete europea e nella rete globale dei geoparchi sotto l'egida dell'UNESCO. Dal punto di vista geologico, inoltre, la Maiella è un unicum. Nel parco sono censiti 95 geositi appartenenti a 8 tipologie diverse. La nomina a geoparco, ha commentato il presidente dell'ente Lucio Zazzara, è un riconoscimento decisamente molto importante che accenderà un faro su questo territorio e su tutto l'Abruzzo. E ora lo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Replay, il professor Vincenzo Salini, responsabile dello staff sanitario del Pescara, ha fatto il punto della situazione sul focolaio nel gruppo squadra biancazzurro. Lo stesso Salini ha dichiarato che a breve potrebbero verificarsi le condizioni per richiedere all'ASL di eliminare il divieto di allenamenti collettivi con qualche giorno d'anticipo. Ascoltiamolo. Come stanno i giocatori che sono risultati positivi? Ma i ragazzi, risultati positivi per la maggior parte, stanno benissimo,
sono in alcuni casi poco sintomatici o con qualche colpo di tosse o con qualche linea di febbre, ma dal punto di vista sanitario sicuramente problemi non ne abbiamo. Nel momento in cui la ASL interviene, come è intervenuta a Pescara, il protocollo FIGC decade completamente. Quindi tutto quello che noi facciamo nel corso della settimana fino a martedì, fino a che non ci sarà una negativizzazione dei tamponi, sarà sempre seguito da un'autorizzazione della ASL. Cioè oggi è la ASL che detta i tempi, non più noi e non più il protocollo federale. Questo è un aspetto molto importante. Forse c'è stata anche la possibilità di pensare che fosse qualcosa di fatto ad arte, così come è accaduto, se voi ricordate, nella partita tra la Juventus e il Napoli, il primo caso che poi ha fatto giurisprudenza, ha fatto storia, tutti hanno pensato a una scusa da parte del Napoli per non giocare a Torino, e quindi sicuramente da parte di qualcuno c'è stato questo pensiero, ma io posso ribadire fermamente che abbiamo agito secondo le leggi, secondo le regole, e soprattutto i positivi sono reali e sono tutti ragazzi che sono appunto non molto sintomatici, ma sono pauci sintomatici, quindi in realtà di asintomatico a sintomatico forse Macin adesso, ma all'inizio anche lui ha avuto qualche piccolo sintomo. Alla luce degli ultimi risultati di tamponi, pensa che il focolaio si sia spento? Io presumo di sì, perché ormai siamo già a 10 giorni, quindi bene o male penso che il tempo di incubazione sia terminato. Io penso che per fortuna e spero soprattutto ci fermeremo qui. Noi ora aspettiamo il proseguirsi della situazione, il proseguirsi della situazione clinica di questi ragazzi. Se vediamo che ad esempio Giamacin risulti positivo e soprattutto tutti gli altri positivi siano assolutamente asintomatici e magari ci troviamo di fronte a una negativizzazione dei tamponi, cercheremo di chiedere alla ASL nell'immediatezza delle partite che ci restano di poterci allenare almeno 1 o 2 giorni in allenamento collettivo. Intanto buone notizie in casa biancazzurra. Non ci sono infatti nuovi positivi dopo il terzo ciclo consecutivo di tamponi in casa Pescara e dunque la situazione rimane quella che ha portato il rinvio della partita contro la Virtus Entella di sabato e che sarà recuperata martedì prossimo. Sono 7 i calciatori positivi più un membro dello staff. Delfino, che continua gli allenamenti nella sola forma individuale fino al prossimo 26 aprile, quando scadrà il provvedimento della ASL. E a proposito delle giornate che mancano, recupero compreso, ci sarà totale contemporaneità nelle ultime 4 giornate, come disposto dalla Lega di Serie B. Le partite delle ultime 4 giornate di Serie B si disputeranno tutte alle ore 14 in contemporanea, anche il recupero Pescara-Virtus Entella del 27 aprile che, come detto, si giocherà alle 14. Serie C, con la rete messa a segno col Bisceglie, Francesco Bombaggi eguaglia il numero di gol dello scorso campionato, 8, e in attesa del recupero di domani tra Foggia e Monopoli, il Teramo ha riguadagnato il 7° posto. Il miglior marcatore stagionale biancorosso guarda già la difficile gara di domenica ad Avellino, per la quale è stato designato Di Graci della sezione di Como. Noi che siamo all'interno sappiamo più o meno qual è il nostro obiettivo all'inizio dell'anno. Quindi per noi è un buon passo, diciamo, nel senso siamo dentro, adesso teniamo magari a continuare sulla posizione che ci siamo conquistati oggi grazie anche agli altri risultati. Siamo tutti felici. Oggi è stata una partita, penso, difficile, penso quella con più defezioni di tutto l'anno. Abbiamo giocato con Riccardo, che ha fatto un'ottima partita, terzino sinistro, che è in esterno d'attacco. Poi abbiamo tenuto botta e siamo riusciti a portare a casa 3 punti. Se mi dicono non arrivi in doppia cifra, fai un gol ai playoff e passiamo il primo turno, ti dico preferisco fare quello, perché intanto passiamo un turno. No, adesso vediamo, tutto quello che viene mi prendo. Ho fatto 8 gol, sono contento, ho guadagnato il record dell'anno scorso in campionato, quindi già un buon passo. Come è iniziata la stagione l'ho raddrizzata personalmente a livello realizzativo, quindi sono contento di questo. Ma la cosa più importante è che, ripeto, una partita difficile, abbiamo fatto la squadra, è stata la cosa importante in ottica futura, in ottica delle prossime partite e di giocare il playoff da squadra, era la cosa più importante. Avellino però c'è 2, quindi mi porta abbastanza bene. L'anno scorso ho fatto gol e questo è 2. Quindi dai,
penso, ho visto le dichiarazioni del loro allenatore in settimana dopo la sconfitta che hanno avuto questo giro di partite, ed era molto, molto arrabbiato. Quindi sarà una partita tosta, ma loro sono una squadra di qualità, hanno fatto un ottimo campionato, quindi ci aspetta una partita difficile. Siamo pronti, ce la giochiamo a testa alta. D'altronde, durante tutto il campionato non abbiamo mai demeritato contro le squadre grandi, quindi andiamo a giocare e fare la nostra partita. Io sono anche noioso, perché l'ho ripetuto tante volte, tu sei testimone di tante interviste dove ho dichiarato quanto vorrei rimanere. Le scelte le fa la società, quindi non mi precludo niente, sono contento qua a terra, rimarrei molto tranquillamente, molto felicemente, quindi posso dire solo questo. Sto cercando di fare il massimo che posso per meritarmi la riconferma, poi a fine anno si vedrà. Settimana importante per il calcio a 5, attesa per le finali di Coppa Italia, 5 le rappresentanti abruzzesi che cercheranno di alzare il trofeo nelle rispettive competizioni. Sergio Zappalorto. Settimana di grande attesa a partire da dopodomani, con 5 nostre rappresentanti impegnate in Coppa Italia tra Romagna e Marche. Giovedì alle 11 la Color Max Pescara aprirà la Final 8 affrontando il Pesaro, solitaria capolista in campionato. L'ultimo turno dei quarti è in programma sempre giovedì alle 20:45. L'Acqua e Sapone Unigross la vedrà col Dosson. Semifinali e finali si disputeranno sabato 24 e domenica 25. Nella femminile, venerdì 23, in campo il Montesilvano, che alle 20 giocherà contro il Bisceglie. Per la A2 se ne parlerà venerdì 30, quando il Francavilla affronterà il Best Sport Roma. Lunedì 26 protagonista anche il Florida per l'Under 19. In campionato, in B, straordinaria rimonta con i tanti recuperi della De Montesilvano, che è ormai dentro i playoff. E ora la pallavolo. Dopo la splendida prova nella prima partita, la Bapineto gioca male la gara di ritorno ad Aversa e la perde in 4-7. Domani alle 19 i pinetesi giocheranno in casa La Bella, che mette in palio il passaggio del turno. Una sciagurata prestazione, impensabile alla vigilia dopo lo splendido 3-0 di gara 1, porta l'Abba Pineto alla Bella in programma domani sera contro un Aversa che, lucidamente e meritatamente, ha vinto 3-1 in gara 2 dei quarti di finale. Squadra senza il giusto temperamento quella pinetese stavolta, con alcuni elementi base in serata decisamente no, con troppi errori in battuta e con una ricezione in evidente affanno. Un plauso a parte al giovane Catone, subentrato in corso d'opera, un partenio non brillante. Recuperi in B maschile 0-3 in influente dell'Alba con il Forte Macerata, ma seconda fase assicurata da tempo. In B1 femminile, vittoria preziosa al tiebreak della Connetti Chieti a Trevi, un successo che tiene in vita la speranza delle teatine di passare il turno, a patto che facciano punti nel doppio scontro col Cisterna domani in terra laziale, domenica a Nocciano, dove le neroverdi giocano. E questo è quanto per questa edizione del TG6, tutti i servizi sono su YouTube e sul sito tv6.it. L'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Proteramo, condotto da Jacopo Forcella. L'informazione invece tornerà come sempre alle 23 con l'edizione della notte. Grazie e una buona serata.